Ciao e grazie per esserti unito a noi per la lettura di un libro speciale. Come un'idea tratta dalla natura ha cambiato il nostro mondo? La storia del velcro. Scritta da Dorna Schroeder e illustrata da Jessie Navarra. Il mio momento preferito della giornata è quando porto a spasso il mio cane Sven. Mi piace l'aria fresca e mi fa sorridere vederlo correre felice in giro, annusando ed esplorando. Il momento migliore della giornata è quando il mio amico umano, George, mi porta a spasso. Mi assicuro sempre di mostrargli quanto amo le nostre passeggiate, correndo in giro e scodinzolando. Ci sono così tanti odori che mi esaltano, non posso fare a meno di correre avanti per annusare ed esplorare tutti i cespugli e tutte le piante. Ciò che non mi piace è quando Sven esce dai cespugli ricoperto di semi di bardana. Sono noti come pigne e si attaccano a qualsiasi cosa passi vicino. Questo permette loro di essere trasportati in altre aree e crescere in nuove piante. Sven porta molti di quei semi, il che aiuta la pianta a riprodursi, ma non mi rende felice perché poi devo toglierli lì. L'unica cosa che non mi piace delle mie passeggiate è tornare a casa con quelle palline appiccicose marroni attaccate al mio pelo. Quando torniamo a casa a Giorgio deve toglierle. A volte fa male. Un giorno stavo togliendo le pigne dai capelli di Sven ed ho cominciato a chiedermi perché si attaccassero così facilmente ma fossero così difficili da togliere. Ho usato il mio microscopio per osservarne una da più vicino. E ho notato che la struttura esterna della capsula del seme è fatta di tanti piccoli steli. Guardando più da vicino, ho visto un uncino all'estremità di ciascuno stelo. Mm, se ogni pigna è coperta da molti steli, significa che ogni involucro ha molti uncini. Questo spiega perché è così facile per loro attaccarsi e così difficile toglierli. Che idea brillante! è la funzione della struttura della pigna? Come aiuta la pigna a sopravvivere? Un giorno Giorgio smise di togliere quelle palline appiccicose da me e cominciò invece a studiare una di esse, dimenticandosi completamente di me. Dopo quel giorno Giorgio passò molto tempo a studiare quelle palline marroni appiccicose, a volte si faceva così tardi che non potevamo fare le nostre passeggiate. Ma andava bene così perché stavo invecchiando e non mi divertivo più a correre in giro come una volta. Sono un ingegnere e mi piace progettare ed inventare cose. Per molto tempo ho riflettuto sulla struttura del seme di Bardano. Ho capito che la funzione degli uncini è attaccarsi a qualcosa mentre passa vicino alla pianta. Ho iniziato a pensare a come avrei potuto imitare la struttura della pigna in un'invenzione che avrebbe reso più facile per le persone attaccare e staccare le cose. Ci sono voluti quasi dieci anni per perfezionare il mio design di chiusura uncino e occhiello in modo che potesse essere fabbricato. È composto da due parti una striscia con piccoli uncini che imitano appunto gli uncini della pigna e una striscia con piccoli occhielli. Quando le due strisce vengono unite si attaccano rapidamente e facilmente ma, cosa più importante, quando le ho separate si sono staccate rapidamente e facilmente. Ho chiamato la mia azienda Velcro, che è una combinazione di due parole francesi, velour che significa tessuto a pelo e crochet che significa gancio. Oggi la maggior parte delle persone chiama la mia invenzione di chiusura uncino e occhiello velcro. La NASA è stata la prima a vedere il valore del velcro. L'agenzia spaziale stava cercando un modo per fissare oggetti come penne, pacchetti di cibo, attrezzi ed equipaggiamenti in orbita. E il velcro era una soluzione economica e semplice. Alcuni anni dopo il velcro ha sostituito tutte le cerniere ed i bottoni automatici nelle tute degli astronauti. Il velcro è stato soprannominato la cerniera senza cerniera e nel tempo sempre più aziende hanno trovato modi per usarlo nei loro prodotti. Oggi il velcro viene utilizzato quasi ovunque, su abiti, scarpe, borse, attrezzatura sportiva, giocattoli, sedili, cuscine, dispositivi medici. Per citarne sono alcuni, e nuove idee su come utilizzare il velcro continuano ad arrivare. Puoi pensarne qualcuna? Guardati intorno, a quanti oggetti puoi pensare che usano il velcro. Un giorno Giorgio è tornato a casa con un regalo per me. Mi ha detto che era un nuovo collare fatto con la sua invenzione. Tutto grazie a me. Un lato del collare ha degli occhielli e l'altro ha piccoli ganci, proprio come quelle palline marroni appiccicose che lui chiama uncini. Quando preme le estremità del collare insieme, rimane chiuso. Poi, quando le estremità vengono separate, il collare si apre. È molto più facile del vecchio collare da mettere e da togliere. Non avevo mai pensato di studiare il mondo naturale per avere idee. Mi chiedo quali altre idee possano venire agli esseri umani solo studiando gli alberi, le piante e tutti gli animali che ci circondano. E questa è la storia del velcro. Se ti è piaciuta la storia di Dorna sul velcro, potresti voler leggere anche come un'idea tratta dalla natura ha cambiato il nostro mondo. La storia delle Eco-Macchine. Scritta da Dorna stessa.